sono tre volte campione del mondo, ho tre titoli. Io sono a livello non nazionale, a livello mondiale. Allora, com'è andata la festa sabato? Alla festa dei forni a microonde? Perché? Perché tu dove sei andato? Quella delle scaldabagni, no? Io sono andato a una festa che c'avevo vicino di casa lì, dai, sì. Bella anche questa. 1-1 palla al centro, la festa degli scaldabagni. Vaffanculo. Avete nominato a Salvatore Occhi di Falco numero uno della propagazione 2016? Sì, vabbè, diciamo per ora l'abbiamo nominato, Massimo, fino a che non ritorno io. Appena ritorno io, coso gli occhi di cucco si mette da parte. E allora Totuccio, gli ho detto che mi dispiace tanto che nello stesso giorno c'era la festa dei forni a microonde lì a Tortone, dove cavolo l'hanno fatta, e non ci sono potuto andare. E allora, e lui mi ha risposto, e invece da dove sei andata? La festa degli scaldabagni. Disgraziato quel ma... Che disgraziato quel Michele, che disgraziato. Massimo, se mi stai ascoltando ti saluto, buona giornata, buona serata, buon tutto quello che fai e ci cerchiamo. Coordinate Calenzano, Freccia Nera ti abbraccia, ti saluta, cambio, cambio. Cappa. Aspetta Totuccio, che ho sentito una chiamata, nonostante che stavo modulando solo di apparato, che ho acceso adesso, ho sentito qualcuno che mi ha nominato. Avanti, buongiorno, colui che ha nominato Massimo Cocorico, in compagnia di Totuccio Freccia Nera. Appena rifocillati, appena fatto una bella ricca carica batteria, grazie all'amichetto Totuccio Freccia Nera che me l'ha offerta. Nel territorio delle spie russe, Cocorico Massimo che saluta, avanti, buongiorno, capo. Massimo, il tempo che ho fatto la modulata sono arrivato già all'altro scarico io, Massimo. Sai come sti comuni mortali conoscono una persona ogni morte di papa, ma io ogni viaggio conosco due o tre persone, due o tre questo, due o tre modulate, due o tre aperitivi, colazioni, e faccio fatica a mantenere tutta la contabilità qua. Totuccio, cambio. Positivo, ma se tu ti ricordi quella volta già di Rimini, quando mi sono cambiato la voce, ci siamo incrociati e ho detto Massimo Cocorico, ascolti Massimo Cocorico, ti è rincazzato? Avanti, cowboy, buongiorno, superato la questura di Prato qua. Hai lontano dalla questura, perché non è che... che fanno qualcosa appena c'è un sbaglio, loro ti portano lì a pagare. Sono pagatore, ricevono sempre soldi loro, capisci Mosso? Gappa. Allora arriviamo al discorso che non abbiamo finito prima, dai. Com'è andata la festa dei forni a microonde? L'avete nominato o non l'avete nominato sto Salvatore Chirifalco? Cazzo, se c'ero io gli davo una bella coppa. Dai, l'abbiamo nominato, diciamo così, così almeno rimane contento. Hai visto, si è fatto la foto con il suo fucile, con il suo Winchester, e ha detto che si deve dare sempre dietro. È amaro, dai, molto presente quest'anno. Con questi 2-16 che c'erano in giro, si è dato molto da fare, dai, si è impegnato, dai, ha consumato molta energia, ecco perché
è partito anche lo spot della Nutella. Quasi lì Massimo. E te a San Marino cosa produci? A San Marino ci abbiamo delle belle banche, ci abbiamo un bel centro storico, ci abbiamo ditte che producono elettrodomestici, le commerciano tutto, abbiamo anche una fabbrica che produce amplificatori CB, antenne, però io vado alla concorrenza. Cosa ti ho detto? Fai mente locale, dillo tu, non devo dire io, perché se no posso dire io vado fuori binario. Dillo te, la prima modulata, cosa ti ho risposto? E la prima non l'ho sentita, Massimo, la prima non l'ho ascoltata perché ti avevano messo la coperta, cap. Non devi dire così. La coperta a me non me la mette nessuno, se me la mettono è contro natura. Praticamente se io sto a 100 km di distanza da te e c'è uno a 3 km da te, allora mi mettono la coperta, quello è normale. Perché se no corpo a corpo non mi fa paura nessuno, capo. Non le faccio mai, Massimo, quelle prove lì, perché ma per sentito dire ultimamente dicono che eri un po' a piedi, allora vedi che mi è rimasto nell'orecchia quella cosa lì. K passo per te, cambio. E va bene, dai, non c'è problema. Adesso vado a dire che mi devo comprare un V16 pure io, Faustino. Adesso ho trovato anche un amico che lo solo vuole togliere. Che dici, lo compriamo? Cercasi disperatamente l'incubo del Vesuvio, capo. L'incubo del Vesuvio Movelle è stata giura in merda. Tipo tranquillo, buono, allora vuoi venire
ma tu devi andare prima a combattere i team avversari. Ma i team avversari, ascolta la macchina mia, se lo fuori, no, Massimo, quando mi sentono se ne scappano. I team avversari, quando mi sentono se ne scappano. Ma io con te provo amichevolmente. Poi il team avversario, quando mi sente, se ne scappa. Non ho capito perché, quindi non ho nulla da invogliare nessuno. La macchina è qua. A gennaio facciamo un po' di altre modifiche. Chi vuole venire a provare, non ci sono problemi. Massimo. Ascolta, ma il portafoglio ce l'hai oggi per pagare il caffè o no? Cambio. A chi voglio dare lo zingaro, compare? Prendo la e ti scoglio. Massimino sa preparare il suo orosmetro. Prima di essere frustrato vuole sapere prima quanto caccia, capito? Inversione di marcia qua, inversione di marcia, corsia Modena per travaglio di carico da parte mia. Buongiorno e buon pomeriggio a tutta la frequenza. E mi raccomando, Peppi, la prossima volta che torno in Toscana ti voglio sentire più presente. Ti voglio sentire un po' più in forma, Peppino. Ti voglio sentire più mascolo qua. Grazie Massimo, farò di tutta, la prossima volta che ti sento ti dico ciao Massimo, Pippo Cowboy ti saluta a capa e poi capa a capa. Se senti Cocorico Massimo sull'autostrada più temuta dei grandi modulatori e grandi autisti, autostrada Bologna, Firenze, corsia Bologna da parte mia, cambio. Caro Massimo, veramente hai una superstazione, come gira quella camera eco, che te è un piacere. Se tu lo senti non c'è bisogno che te lo dico io, ma è bello quando tu fa capa capa, come si sente bello quell'eco. Sono tre volte campione del mondo, ho tre titoli, io sono a livello non nazionale.